Un saluto Irene F e benvenuta sui Music Fan. Ciao! Ciao caro Simone, che bello rivederti. Ah, guarda, anche per me è veramente bellissimo e per prima cosa davvero bentornata e oggi non sei sola. No, non sono sola, c'è lei, è Nina, che mi accompagna sempre e non posso metterla in un'altra stanza, altrimenti mi agolerebbe, quindi si sentirebbe solo lei. Quindi, se È meraviglioso, è bellissimo e non così dà possiamo. fastidio, la terrei qua. Nessun fastidio, anzi, comunque dicevamo bentornata perché torni comunque a 8 anni dall'ultimo album con un nuovo nome e nuove consapevolezze. Cosa rappresenta per te quindi questo ritorno con Terra Bruciata? Guarda, sì, sono passati ben 8 anni, che se ci penso non mi sembra neanche vero, però ho avuto bisogno di tutto questo tempo per fermarmi un attimo e capire veramente che cosa volessi dalla vita in generale, e quindi ovviamente questo si ripercuoteva anche poi anche nel mio lavoro. Quest'album per me rappresenta una rinascita, rappresenta una nuova consapevolezza di me. Ho lavorato tanto su me stessa in questi anni, perché ti dico la verità che mi ero un po' persa. Non sapevo più bene cosa volessi, cosa non volessi, quindi ho detto forse è meglio fermarci un attimo, anche perché io sono dell'idea che se una persona così, non è molto lucida, non ha molte cose da dire, è meglio che si stia ferma, ecco, che non dica niente. Quindi sono tornata ora perché invece quest'album qua, guarda, è stato per me veramente liberatorio scriverlo. Si parla di tanti temi, si parla di salute mentale, si parla del fatto che comunque bisogna riuscire nella vita anche a liberarsi delle persone tossiche che si hanno intorno, di quelli che io chiamo i vampiri energetici. Certo. E quindi insomma ci sono vari temi, poi immagino che ne parleremo dopo, però per dirti, sicuramente questo è un album della rinascita. Ma io credo proprio di sì, anche perché io credo che il filo conduttore sia proprio questa urgenza di comunicare, questa volontà di comunicare, un approccio diverso, un approccio anche più libero e forse anche a livello testuale un po' più concreto, perché in passato forse ti eri più affidata anche a metafore comunque per descrivere determinate situazioni. Oggi stai scrivendo probabilmente in una maniera diversa, ma quali sono stati i pensieri che hanno accompagnato questi 8 anni? Ti ringrazio di aver notato questa cosa perché è proprio vera, cioè io proprio in questo disco anche a livello di testi ho detto basta sovrastrutture, basta andare a cercare la frase d'effetto, lo slogan, io voglio essere concreta, diretta, come se fosse un dialogo con un amico, capisci? Niente, io semplicemente ho parlato di me. In questo disco più che negli altri, ovviamente, dove negli altri magari cercavo anche di andare a vedere le storie degli altri e essere più una narratrice. Qua invece racconto proprio di me, di quello che ho passato in tutti questi anni. Sicuramente non sono stati anni semplici, come ti dicevo prima, perché, sai, quando ti perdi un po', insomma, fai un po' fatica, no? Io sono andata in psicoterapia, ho capito tante cose. Quello che ho capito principalmente è che probabilmente negli ultimi anni indossavo troppe maschere. Sempre perché, no, in questa società devi far vedere che sei performante, sei perfetto, sei forte. Invece questo disco proprio vuole esaltare le fragilità. Il fatto di non essere perfetti, il fatto di essere sgangherati, di agire sgangherati. Cioè, secondo me bisognerebbe tutti andare veramente a perdonarsi per questi limiti, che poi alla fine sono anche importanti, no, nella vita, questi limiti, e sono anche quelli che poi ti rendono unico, speciale. Quindi, insomma, il senso un po' di questo disco è questo: vorrei che fosse, come dire, un discorso motivazionale per chi lo ascolta, capisci? Io ho parlato di me perché ne avevo bisogno, ho usato questo disco anche per sfogarmi, e, insomma, è stato anche curativo per me. Però io, per me, l'obiettivo di questo disco è veramente che la gente si possa sentire meno sola, magari persone che stanno passando un periodo buio, oppure ne stanno uscendo, che possano avere quella grinta in più per affrontare questi disagi. Ma tra l'altro tu hai coniato anche un termine dal punto di vista del genere per parlare del disco, questa idea di obscure pop, e io effettivamente mi ci ritrovo molto perché mi ha colpito anche in questo disco proprio la tua curiosità dal punto di vista musicale, proprio perché mette in risalto anche la tua capacità di cambiare pelle e anche proprio quella che è la curiosità di un'appassionata di musica e di una cantautrice. Sì, sai, io vedi anche lì, io sono fatta di moltitudini, ma ognuno di noi è fatto di moltitudini, capisci? E quindi queste mie moltitudini vengono fuori ovviamente nella mia musica, e non bisogna aver vergogna a dire
cioè non sei facilmente etichettabile, capisci? Cioè io sinceramente sono in una fase della mia vita che delle etichette non me ne frega più niente, capisci? Cioè io ho semplicemente scritto in modo fluido, liberatorio, in modo... cioè, è venuto tutto veramente come un fiume in piena e non sono stata dietro alle regole del mercato, però allo stesso tempo non ho nemmeno voluto scrivere un disco forzatamente diverso, capisci? Cioè, perché sennò sarebbe stata una cosa comunque studiata anche quella. No, assolutamente. Qui è arrivata una cosa veramente fluida e quindi sì, ci sono tante influenze, ma anche perché in questi anni ho ascoltato veramente tanta musica italiana, ma anche internazionale, anche lì, non andando a cercare grandi numeri sulle Certo. piattaforme, andando a scovare quegli artisti che sono incredibili, che magari non hanno tutti questi ascolti, ma sono veramente degli artisti incredibili, no? Quindi c'è un po' di fusione di, c'è del tribale, c'è del dark, del gotico, c'è anche dell'epico, perché in certi tratti, no, ci sono delle cose abbastanza epiche. E quindi niente, io ho unito tutto questo proprio perché avevo bisogno di rendere in musica il mood che stavo vivendo in quel momento. Sai, la musica secondo me dovrebbe essere un po' più easy, un Ma po' più semplice. dovrebbe essere anche più libera, dovrebbe essere più libera Sì, e easy significa libera, perché certo. poi nel momento in cui hai mille paletti intorno e devi andare a studiare a tavolino cosa può funzionare o non funzionare, secondo me questo è ciò che è contrario all'arte e alla creatività, quindi... D'accordissimo. Ma come mai hai scelto di aprire il disco con il mio nome? Allora, in realtà ti dico, è stata una scelta proprio anche a livello musicale, come sai, quando io faccio le scalette cerco di dare una dinamica, no? Partendo con questi cori molto eterei, mi sembrava il pezzo giusto che introducesse proprio tutto il disco. A livello di testo, il mio nome, ovviamente, sai, ovviamente sul mio nome girano tante cose, però in questa canzone il senso è proprio che il mio nome dal greco significa portatrice di pace, e quindi io veramente nella vita ho sempre cercato di essere quella che porta armonia, cerca di unire le cose quando si stanno un pochettino separando, e poi invece dentro di me sono una tormentata continua, capito? Quindi il senso è un po' quello. Ci Però mi sta. sembrava il pezzo giusto proprio per dare il via a tutto il disco. Sì, ma anche pensando comunque ai tuoi dischi precedenti, perché tu sempre, l'hai detto, hai sempre voluto dare quella botta anche musicale, proprio per iniziare in qualche modo, per mettere anche a proprio agio l'ascoltatore, in qualche modo già per introdurlo anche in quello che sarà forse un'idea sonora anche del progetto. Esatto. Come dicevi prima, obscure pop, me lo sono inventato, non è che, cioè, me lo sono inventato, ma perché mi sembrava giusto come descrizione del disco, perché comunque le sonorità sono molto più scure rispetto al passato, no? Però andavo ad affrontare talmente tanti temi così profondi e per me importanti che il mood era quello lì, capito? Assolutamente. Ma tra l'altro io sono rimasto molto colpito dall'approccio sonoro di Stanze, che credo che sia uno probabilmente dei miei pezzi preferiti. Mi è Oddio, piaciuto grazie. moltissimo. Cosa Grazie. rappresenta per te questo brano e come è nato anche? Sono curioso. Guarda, questo brano è uno dei primi che ho scritto. E non dico che è quello a cui sono più legata, perché in questo album, appunto, avendo pensato tutto io dalla A alla Z, non da sola, nel senso io, poi però devo citare e nominare anche Federico Biagetti, che è il produttore, che mi ha dato una grande mano sia nella scrittura delle musiche, ma soprattutto nella scrittura dei testi. Questo pezzo qua, guarda, è venuto fuori proprio in maniera molto, cioè era di notte intanto quando l'ho scritto, e parla un po' del fatto che nella vita ci sono dei momenti in cui ci si sente invisibili, no? E quindi il fatto di sentirsi invisibili così è come se non ci si legittimasse ad esistere, no? Ad essere, ad esistere, è un po' questo il senso. E ora, capisci, io essendo stata sempre come la figlia di, la figlia di, la figlia di, la figlia di, ma Irene dov'è finita? Dov'è finita Irene? No? Quindi, diciamo, io come persona mi sono sempre sentita un po' invisibile. E poi anche momenti della mia vita, anche soprattutto nell'infanzia, nell'adolescenza, dove probabilmente avrei desiderato un po' più di considerazione, invece poi per forza di eventi maggiori questa cosa non c'è stata. Quindi parlo un po' di quello, però con una riflessione sul finale, perché
quando dico avrei dovuto forse insistere, distruggere ogni muro per te, è perché una riflessione sul fatto che probabilmente quando tu non ricevi amore dall'altra parte, la stessa persona che non ti dà questo amore è la prima a non averne ricevuto, capisci? E quindi bisogna sempre andare a vedere le cose su prospettive diverse, uscire da noi e vedere la cosa nella globalità per capire. E quindi insomma, sempre ecco, non fermarsi alle apparenze, andare diciamo a riflettere sulle cose. Certo, un altro brano che mi è piaciuto molto è nel club, perché beh, io ci ho trovato diversi spunti, diversi riferimenti. Qual è il significato del brano? Guarda, nel club è proprio un'esaltazione della paura. È un'emozione che mi accompagna da sempre, da quando sono adolescente. Ora te mi conosci e sai benissimo che sono una persona ansiosa, sempre un po', capito? Sto così, come una corda di violino, sempre dato un po' dal mio carattere, che è sempre stato un po' insicuro, questa sindrome dell'impostore. Su cui sto lavorando, quindi adesso va molto molto meglio, però volevo proprio parlare della paura e l'ho personificata, cioè ho parlato della paura come se fosse una star, no? Che ti accompagna, ti ammalia, alla cui, cioè, non, che non, da cui non puoi resistere, capito? Perché poi la paura è anche ammaliatrice. È ovvio che la paura, se sfocia poi, diventa angoscia. Non va assolutamente bene perché poi ovviamente ti porta anche a magari stati depressivi o eccetera eccetera, ma la paura in realtà è una grande forza di difesa che ognuno di noi ha, no? Proprio in natura quando si prova paura tu sei vigile e quindi questa paura ti fa veramente sentire tante cose e ho capito nel tempo che a volte quando ero in situazioni che ero particolarmente a disagio, questa mia paura mi stava mandando un messaggio, mi stava dicendo: Irene, per te questa situazione non va bene. No, però l'ho capito dopo, perché prima cercavo sempre di combatterla, combattere e tenerla repressa, no? Controllarla. Invece poi ho capito che l'unica soluzione è cercare di ascoltarla, di prenderla per mano, di abbracciarla. Allora in quel modo lì riesci a vivere, diciamo, un po' più serenamente. Assolutamente, però diciamo che prima già lo accennavi, hai parlato comunque anche di salute mentale all'interno del disco e tra l'altro però non possiamo dimenticare che tu sei stata probabilmente la prima che a Sanremo hai portato una canzone comunque anche sul disagio mentale, in quel caso era una canzone firmata da Davide che era appunto Grande Mistero. Esatto, ti ringrazio che la ricordi perché quel pezzo lì, Grande Mistero, anche se poi ai tempi non l'avevo molto detto nelle interviste perché non volevo passare da vittima, non volevo passare come quella che usasse appunto questo tema, capito, per arrivare e per essere appunto quella oddio poverina, però avendo sofferto tanto di attacchi di panico, proprio Grande Mistero parlava di questo, no? Questo boato che ho sotto il respiro erano proprio questi attacchi di panico. E quindi da sempre io sono molto attenta al tema della salute mentale. Però capisci, oggi più che mai, perché mi sembra, io non è che ho scritto queste canzoni per seguire il momento e seguire, però mi sembra che oggi la salute mentale sia un tema veramente molto, molto importante e forte, perché ragazzi, stiamo vivendo in un periodo, in una società che appunto, come ti dicevo prima, ci vuole sempre perfetti, tutto veloce, frenetico, ma anche nel lavoro, ma anche nel mondo della musica, no? Questa anche produzione di canzoni, diciamo una dietro l'altra, così velocemente, questa frenesia, psicologicamente non fa molto bene, tant'è che abbiamo visto anche, no, San Giovanni oppure anche Mr. Rain ultimamente ha rilasciato delle interviste dove dice: mi voglio prendere del tempo. Ragazzi, sembra che il tempo non ci sia più, sembra che devi essere sempre lì, poi devi esserci sempre presente perché altrimenti se no ti dimenticano. Basta, io non ne posso più di questa cosa qui. Io a questo vado completamente, co sono contraria a questa cosa, anche perché secondo me, scusami se parlo così tanto, No. ma ripeto, la creatività, il fatto di poter esprimere delle cose ha bisogno di tempo. Perché tu sei una spugna, capisci? Devi assimilare anche quello che vivi quotidianamente, quello che vedi intorno a te.
per poter poi riportare tutto quello che hai vissuto nelle canzoni. Quindi, ragazzi, ci vuole tempo. Rallentiamo un attimo perché sennò non ce la facciamo più. Beh, ma diciamo che il concetto del tempo comunque è sempre stato un po' anche uno dei fili conduttori del tuo percorso. Non dimentichiamo che il titolo del tuo ultimo album, dell'album precedente a questo. Eh sì, questo tempo, esatto. Ma questa in realtà è una cosa che mi fai notare tutti, dico la verità. Si vede che appunto, vedi, come vedi, per me il tempo è una cosa molto importante. Anche il cercare di sprecarlo questo tempo, no? Ma non con accezione negativa, con accezione positiva, cioè nel senso, passiamoci anche una giornata, 2 giornate, così, sprecando il tempo. Che sicuramente non è uno spreco, è qualcosa che comunque ti rigenera, capisci? Per partire poi ancora più ricaricato e più forte dopo. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ogni tanto dovremmo davvero prenderci tempo per noi. Tornando al disco, beh, devo una menzione, la merita sicuramente il tuo omaggio a Janis Joplin. Ah, allora, ti dico la verità, fino all'ultimo non sapevo se metterla nel disco. Perché ho talmente tanto rispetto per Janis che per me è stata una grande. Cioè, pensa che io l'ho scoperta con il film Senti chi parla, no? Quando c'era il bimbo che cantava. Cioè, l'ho scoperta da lì, ero piccolissima, quindi per me lei è veramente una regina. Una sera dovevo andare a fare un concerto per beneficenza e l'ho portata dal vivo con questo arrangiamento, no? E ho visto che il pubblico ha reagito veramente molto bene e tra l'altro, siccome la serata era dedicata a lei, tanti hanno apprezzato tanto, no? E quindi ho detto, vabbè, dai, prova a metterla nel disco, però veramente in punta di piedi, perché oltretutto ho usato un pezzo che si chiama Mercedes Benz, che lei cantava a cappella e io ho creato questo mondo sonoro, questo arrangiamento, quindi ripeto, in punta di piedi, però io l'ho fatto con tutto l'amore che ho per lei e spero che, insomma, venga apprezzata. Si coglie assolutamente. Beh, diciamo, abbiamo aspettato 8 anni e ora. E ora niente, siamo partiti con questo disco di cui io sono veramente fiera, orgogliosa e faremo di tutto per cercare di diffonderlo il più possibile. Bisogna riuscire anche ad andare a suonare dal vivo. Sì. Non ti nego che la mia situazione non è semplice anche per suonare dal vivo, perché tanto guarda, sono sincera perché non ho niente da perdere, te lo dico, ma mi piacerebbe veramente tanto in inverno, insomma, riuscire ad andare a suonare nei club, sai, nei posti un pochettino più raccolti. Per poter parlare direttamente alla gente che mi verrà ad ascoltare. Quindi spero di darvi presto delle notizie a riguardo. Io non posso che ringraziarti, è sempre un piacere chiacchierare con te. Buona musica e Ma bentornato. grazie a te per il supporto che mi dai da sempre.